Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuta alla nuova puntata. Abbiamo ospite una band, una trash band. E a questo punto i Merciless Attack, però a questo punto la prima domanda viene spontanea. Se dovessi descrivere oggi la band, come la descriveresti? Allora, rispondo io, visto che dovremmo essere in quattro, ma manca il frontman Alessandro, quindi lo salutiamo. E a questo punto ti richiedo di ripetermi la domanda, perché già non me la ricordo più, con piacere. Cominciamo. Ah sì, non ti preoccupare, la ripeterai all'infinito. Se devi descrivere oggi la band, come la descriveresti? Visto che poi avete passato un periodo molto complicato nel tempo. Infatti, allora potrei descrivere che è una band che è mutata molte volte, è nata, morta, risorta, e tutte queste, diciamo, purtroppo tante esperienze sono state, e quindi di alti e bassi, però attualmente, dai, siamo abbastanza, come si dice, Coesi. abbastanza coesi, abbastanza, diciamo, stabili da un po' di tempo e diciamo che ne abbiamo vissute delle belle, ecco. Almeno io e Alessandro ne abbiamo vissute delle belle. Per portare avanti questa band, ecco. E invece artisticamente come siete cresciuti dal primo lavoro, che comunque è abbastanza tempo che è passato ad oggi? Allora, magari all'inizio volevamo proporre una versione del thrash metal più diretto, pochi fronzoli, molto più da palcoscenico, ecco. E dopo, pian pianino, però, piuttosto che ripetere sempre le stesse cose, che già il genere è quello che è, magari migliorare nell'esecuzione, nella tecnica, e rendere la band, anche oltre che essere magari piacevole da vedere sul palco, anche all'ascolto, se qualcuno appunto ha piacere ancora di ascoltare CD, musica in casa o vinili, quello che è, che renda anche al di fuori dei concerti, ecco. Quindi migliorare un po' nell'esecuzione, nella tecnica, migliorare anche nel suono senza essere troppo grezzi, Anche credo. nella composizione, in Sì, realtà. esatto. Sono passati 7 anni circa all'incirca dall'ultimo lavoro, che poi è un EP. Arrivare a questo nuovo lavoro, Mechanical Vision, quando nasce questo, perché è un progetto a lungo termine, quando nasce questo progetto, come avete tratto ispirazione? E parlo ancora io, perché queste canzoni sono canzoni che erano ancora in cantiere durante le nostre disavventure mie di Alessandro. Però dopo, anche grazie a Michele e Martino, partecipando anche al materiale che era già stato scritto, abbiamo magari apportato delle modifiche, in modo che possa anche, potevo metterci anche del loro e avere più partecipazione da parte dei nuovi componenti. Però diciamo che la gran parte era stata scritta. In più abbiamo voluto rendere omaggio anche a Riccardo Ricchi, che era chitarrista nostro, ultimo chitarrista, che è venuto a mancare qualche anno fa, e ha suonato anche nei Warmonger, dopo suonava anche nei Warhawk, un'altra band del veneziano. L'ultima band con cui è stata con noi, e l'abbiamo omaggiato registrando l'ultima canzone che lui ci aveva proposto di fare. Aveva scritto lui una canzone, noi ci abbiamo aggiunto un testo, qualche piccolo ritocco, ma volevamo presentarla nel nostro album. E abbiamo visto una copertina. A questo punto cerchiamo di capire se gli altri possono intervenire. Una Certo, copertina possono. molto accattivante, poi un po' rappresenta nell'insieme tutto il disco, perché parte questo disco parte da Reanimator,
in poi è un continuo martellare, parliamo di trash, ma un continuo martellare e sequenziale che poi è un crescendo. Però questa copertina rappresenta un po' tutto il disco. A chi nasce l'idea questa copertina? Come poi molto con questi colori molto accesi, il rosso è fondamentale nel. Allora, in realtà è chiaramente stato un brainstorming perché le canzoni, ok, erano già fatte in parte, poi io, lui ci ha messo gli assoli, io ci ho messo qualche giro di batteria, ovviamente sono il batterista io e lui l'altro chitarrista, e abbiamo un po' cambiato qualcosina, tranne ovviamente in Operation Point Black, che è la canzone di Ricky, quella è praticamente uguale. Lui ci ha messo l'assolo che doveva metterci, ma l'abbiamo tenuta anche per rispetto, praticamente identica come è stata scritta. Invece la copertina è stata più o meno un brainstorming con un'idea iniziale, volevamo un oggetto al centro, e questa è un'idea tua. E abbiamo pensato tutti che, visto che volevamo anche un tema più o meno futuristico, e navicella distrutta al centro, e situazione di guerra, che più o meno metà del CD parla di quello. E quindi l'abbiamo voluta un pochino cupa, come perché sono tanti colori, ma sono tutti molto scuri e volevamo un po' di cupezza. Per questo è nato Diciamo che è un misto, alla fine l'album è per mezzo concept e per mezzo sono dei testi a sé. E con questa copertina avevamo voluto rappresentare un po' il tutto, cioè parti di guerra, sì, perché comunque ci sono dei richiami alla Seconda Guerra Mondiale, ma anche altri testi che sono un po' post-apocalittici e futuristici, quindi questa copertina cerca di racchiudere tutto l'album in sé. Un album, appunto, noi parliamo sempre del thrash metal, ma un thrash metal che fa riferimento un po' al classico, ma appunto avete detto, però con cercare di modernizzarlo un pochettino, anche se poi le accuse si danno sempre che il thrash metal è un po' ripetitivo, è un po' stantivo, ma in realtà è musica. La gente confonde con il thrash, ma però. C'è un po' di differenza nello stile del suonare. Sì, senza dubbio, però c'è anche da dire una cosa importante all'inizio. Cioè, ogni genere ha, non dico delle regole, però ha dei canoni più o meno da seguire. Quindi è inutile che ci giriamo attorno, qualcosa di uguale all'altro c'è. Cioè, poi ognuno ci mette del proprio, tipi di assoli, tipi di riff, un po' più complicati, un po' più veloci. Però comunque, La base è quella. sì, i binari quelli sono del thrash metal, come vale per il death metal, vale per il pop, vale per l'R&B, per il blues e per l'heavy metal e anche l'hard rock. Quindi insomma, tutte queste polemiche ma il thrash metal è uguale a quell'altro, non è che gli altri siano tanto a se stessi, non siano tanto diversi. L'unica cosa che si può fare è cercare di avere un quel che di personale che differenzia dagli altri. Magari nel saper mescolare i riff o gli scambi nel momento giusto, o anche forse la sintonia stessa della band nell'esecuzione. Sì, che la musica sia viva, che sia fatta da persone, non da semplici, nulla da dire coi turnisti, non sto dicendo questo, però da semplici persone che leggono uno spartito, si imparano una canzone e la fanno a caso, insomma, cioè a caso, che la fanno per Senza il lavoro, insomma. sentimento, magari, Esatto, ecco. questa è più o meno anche io e lui, parlo personalmente, ma anche per Martino sicuramente la stessa roba, non le abbiamo scritte, però sostanzialmente il gruppo, loro due, lui e Federico, li conoscevamo comunque da anni, visti insieme, visti a suonare, insomma, mezzi amici, insomma, la senti un po' più o meno come tua, non era una band a caso che ha chiamato uno, ci serve un batterista, ci serve un chitarrista, insomma, c'era un interscambio personale già prima, quindi un po' le sentiamo anche nostre. A questo punto io, visto che a voi vi ho mandato alcune domande, aggiungerei un'altra intanto una domanda che non ho ancora inserito. Se doveste utilizzare un brano che attualmente è nell'album, in modo non suonandolo in modo thrash, ma utilizzando un altro genere, con quale genere lo utilizzereste? Parlando sempre del mondo del metal, symphonic, in quale veste gli dareste il nuovo abito a questo brano?
Kristallnacht Death Metal. E al posto di quando faccio il levare, l'aspetto. Sì, diciamo che ci sono più, cioè, ci sono dei pezzi che sono un pochino più death, hanno un po' una vena death, altri che sono quasi, sì, Più tecnici o prog, magari. sì, un po' più elaborati. E diciamo che varia, cioè, andiamo dal heavy metal al death metal, cioè non è proprio trash, punto e basta, ci sono tante influenze dentro. E suonare dal vivo, qual è il modo in cui si sale sul palco davanti a, inizialmente hai una platea che è al buio o semibuio, quindi il pubblico non lo vedi direttamente, ma lo senti nel fatto che senti prima quel silenzio, ma poi quel silenzio che ranima, perché il vostro genere di musica porta a essere animato. Però senti quell'energia che sale. E che voi ritrasmettete, anche se siete concentrati nel fare il brano, ma voi ritrasmettete quell'energia, quella sensazione provate in quel caso. Beh, prendo la parola. Secondo me dipende dalle situazioni. A volte dipende dalla serata, dipende dal locale. Ci sono tante variabili in gioco. Però se capita quella serata buona che la gente parte già a 100 all'ora, meglio così. Se si parte un po' da, diciamo, molto ambiente molto tranquillo, sì, forse anche noi magari, almeno parlo per me, parto un po' titubante. Però dopo sta a noi magari cercare di animare la folla. Dopo può essere che se dopo piacciono le canzoni o magari anche le canzoni non possono anche non essere un granché, ma suonarle in live ha un altro effetto. Basta metterci quell'attitudine e se c'è anche la chimica giusta con la band, secondo me si riesce ad animare la serata. C'è anche da dire che bisogna contare anche come vengono fatte le serate, perché se si è in un mezzo festival o con più gruppi, se sono un genere compatibile l'uno con quell'altro, allora si inizia a creare già un sottofondo di aspettative Più alte. più alte e comunque tutte un po' coese. Nel senso, se io ascolto un gruppo, faccio un esempio, Cover Slayer, esempio stupido, e poi suoniamo noi, è thrash metal, è tirato. La gente spero proprio sia contenta. Se vengono, con tutto rispetto, anche perché mi piacciono, suona un gruppo Motley Crue e poi suoniamo noi, metà del gruppo è contento, metà no. Quindi dipende anche come va com'è stata organizzata la serata. Tante variabili, insomma. Però sostanzialmente noi proviamo a fare il nostro meglio, ci divertiamo nel farlo. L'importante è Però è divertirsi alla quello. fine. Quindi se vi canta un giorno il cantante prima è albano, la serata non Sì, vedo. diventa o per noi o per quello o per Albar, per uno dei due sicuramente non va bene. E invece la sensazione che provate quando vi si pranza, prendete davanti, avete un pubblico e poi lo scendete al palco quando vi si presentano avanti, che oltre che avere atteggiamenti quel classico metal, poi alcuni poi sembra stare banale, ma vi si presentano avanti perché hanno capito, hanno recepito la vostra musica e sono contenti, li vedete soddisfatti, quel viso non tanto teso ma rilassato, sereno, perché si sono sfogati, divertiti nel vostro concerto. Qual è la vostra sensazione a quel punto? Certo, sicuramente ti senti appagato, poi dipende perché ormai adesso è un po' un periodo venendo dal Covid, una cosa e l'altra, la gente è un po' più restia a venirti a dire guarda che è stato bello, una volta era molto più, c'era molto più Sarà più. dialogo, adesso sono un po', anche se devo dire comunque che insomma negli ultimi live che abbiamo fatto, ci sono stati svariati complimenti, cioè non possiamo Sì, la lamentarci su reazione è questo. stata C'è stato un positiva. bel buon feedback, diciamo. Sì, ma in realtà lo vedi anche da. Cioè, quasi sempre si fa l'applauso finito in una canzone, anche che può essere perché è piaciuta la canzone, l'esecuzione, quello che è, o per bontà d'animo. Negli ultimi live direi che la gente almeno mi è sembrata che si fosse divertita.
insomma, c'era gente che lo spazio erano piccoli, ma c'era gente che stava per Sì, è mettere a vero. sfogare, insomma. No, beh, c'era anche gente che comunque, almeno per quanto ricordo l'ultima serata, comunque veniva, si Sì, avvicinava, ma magari c'era si... gente che faceva il bagging proprio, cioè, quel Sì, poco che dai, cioè... vedevo, perché io sto stando dietro, vedo poco. Io personalmente, finita la serata, magari mi metto un attimo in parte, solo per stare tranquillo, riprendo il fiato. Però se ti si avvicina uno dal nulla e ti dice, ah, bravi, mi è piaciuto il vostro spettacolo, comunque la vostra esibizione, non penso che venga là... A gratis o per sport, se viene vuol dire che voleva dedicare quel minuto A per dirci venirci a che a di... complimentare. E Ecco. noi fa solo che piacere, guarda, fa veramente piacere. E invece passare da, perché siamo tutti stati tutti fan di qualche gruppo, passare da essere fan sotto un palco ad essere sopra il palco, a questo punto, qual è la vostra? Le doppie immagini, la doppia rappresentazione che vi si è presentata essere da una e dall'altra parte. Diciamo che sono due cose completamente diverse, però essendo fan, di solito sei fan di un gruppo che insomma è un gruppo che gira, che il nome si conosce bene. Noi siamo un gruppo underground, non c'è molta differenza, quindi cerchiamo di essere più umili possibile. Però sì, diciamo che insomma è comunque appagante suonare davanti a delle persone e essere sopra un palco, soprattutto se suoni ad un festival, che allora è più importante, c'è più gente, c'è più pubblico rispetto ai soliti locali dove massimo ci sono 100 persone, perché comunque non abbiamo locali, almeno qua in Veneto, Sì, non ce noi ne non sono abbiamo tanti. locali molto grandi. Quindi cioè, le serate sono tutte in amicizia, non è come andare ad un festival. Però abbiamo suonato anche alla Regia Metal Fest l'anno scorso e era un festival In Friuli. in Friuli e comunque il palco era grande, il pubblico era tanto, comunque ce n'era. E certo sei più agitato, sei più sotto pressione, però là vedi la vera differenza in realtà, non suonare nei locali piccoli. Anche perché poi la tutta la pressione, quello che è dopo che hai fatto la prima canzone è andata via. Sì, Cioè più. certo. Ho Tutta diciamo che l'energia. magari essendo abituati a serate più circoscritte in un raggio di anche se sia 100 km, ma comunque nel nostro territorio, andare un po' al di fuori, non vedi sempre la solita gente. Quindi ecco, se dopo l'esibizione anche là ci sono dei buoni feedback, vuol dire che Qualcosa stiamo qualcosa abbiamo facendo, fatto. quest'ora stiamo facendo di Ecco. buono, insomma, non diventeremo noi Metallica, però almeno qualche sfizio te Però lo intanto cavi. facciamo i pesciolini piccoli, Esatto, lo stagno, ma ecco. certo, ma Il pesce grande nello stagno piccolo. che poi conosci anche, iniziando a suonare, conosci anche la differenza tra il rapporto che puoi avere con personale con un gruppo di cui sei fan, un gruppo grande. E la differenza che c'è da gruppo, non siamo un gruppo grande, rispetto a tutto quello che è il dietro le quinte. A proposito, colgo l'occasione proprio per questa domanda qua, anche comunque, avendo anche fatto dei live un po' al di fuori, diciamo, del nostro territorio, come è stato detto prima, colgo l'occasione di salutare anche i Cryptonomicon, perché magari anche che sono compagni di etichetta, anche proprio perché avendo fatto dei live al di fuori, cioè, ci sono anche queste occasioni che si conoscono altre band, altre persone, magari non dico che si diventano amici fraterni, però si può creare un rapporto e penso che pian pianino magari qualcosa è Ipotetiche nato, collaborazioni anche ipotetiche volendo. collaborazioni, diciamo che qualcosa è scattato con questa band. E intanto si cerca di creare magari eventi, qualcosa insieme, anche un po' per rendere vivo anche questo underground, ecco. Sì, perché giustamente già da prima del Covid c'è stato un affievolimento dell'afflusso ai concerti underground. Stiamo provando. Ci mettiamo il meglio che possiamo fare per tirare su un po', non tanto la qualità, perché i gruppi ce ne sono e sono bravi, ma proprio la quantità dei concerti che ci possono essere di underground, metal e non solo. A un secondo io passerei un attimo
Tenendo presente che ci sono tanti social, tante piattaforme, tanti dove ogni giorno esce 50, 100, 200 brani, effettivamente quanto è positivo, ma nello stesso tempo negativo per una band queste piattaforme dove il brano può essere pubblicato velocemente, ma tanto velocemente può scomparire e non dare più importanza al fatto del solito. Certo, sicuramente c'è una grande differenza. E noi abbiamo anche in streaming, cioè il nostro disco è anche in streaming, comunque c'è anche su YouTube. E alcuna gente ha anche comprato il prodotto digitale perché ci sono state, insomma, svariate persone che l'hanno comprato. Certo, poi quando esce su YouTube, magicamente queste persone spariscono perché tutti lo Giustamente. ascoltano gratuitamente e vabbè. Diciamo che noi, almeno per il nostro prodotto che abbiamo fisico, cerchiamo di venderlo ai live, alla gente che ci ascolta e che viene a sentirci. Tutto il resto ovviamente c'è sempre chi ascolta il digitale o che appunto scarica o ascolta su YouTube. E purtroppo, almeno per me che sono un po' Old school a molto vecchio a scuola, cioè i dischi mi piace averli in casa. mano, a casa, Siamo fisici, e quindi tutti d'accordo. ovviamente c'è una differenza, anche YouTube, appunto, io non sono molto d'accordo con questa politica, però purtroppo te lo trovi, cioè esce oggi, domani te lo trovi lì e cosa, non puoi farci niente, cioè, perché lì la gente lo ascolta, però diciamo che dai, insomma, c'è anche chi ha il buon senso di dire lo compro in digitale, magari non compro prodotto fisico perché non mi interessa, però uno che magari abita lontano te lo compra anche in digitale e questa è una buona cosa, insomma. È un'arma a doppio taglio, secondo me, l'attività social delle band. Perché vedi tante band che a livello di social magari sono all'apice, magari li vedi a una serata e non va nessuno. Quindi là sta anche proprio al discorso di prima, la chimica della band, come ci si comporta, eccetera. Credo che, allora, tra di noi, piccola parentesi, è successo che come tutti quanti fanno attività social, Instagram, Facebook, eccetera, purtroppo noi siamo scesi a compromessi di dover avere un'attività, diciamo, essere molto attivi sui social, cosa che facciamo molto fatica, però è anche vero che Al giorno d'oggi al giorno è d'oggi così. non riesci a, nel senso che se tu mantieni sempre quella linea, è più difficile riuscire a spiccare. Là invece sei in un bel pentolone, diciamo che a volte puoi andare nel dimenticatoio, come dicevi tu, che vengono fuori migliaia di brani al giorno, però a volte puoi essere, diciamo, quello fortunato, perché sia sì, un po' una lotteria. Però se a noi serve anche per far vedere il prodotto, è uno dei tanti modi per poter, diciamo, farsi vedere. Poi, come ha detto Martino, sta al buon senso delle persone, anche se o anche al modo di vedere e di sentire la musica, se vuole supportarti acquistando il tuo prodotto, se non in formato fisico, almeno anche in digitale, causa distanza o qualsiasi altro, diciamo, motivazione. Però già, quello è qualcosa in più, diciamo, è La sempre questione bello. dei social, in realtà, secondo me, per parere personalissimo, ha un po' spostato il target del gruppo, no, non il nostro, in generale, di un gruppo underground. Per farti conoscere. Ora serve molto di più avere un'attività social, non dico mirata, ma fatta bene e continua, piuttosto che fare dei live belli e suonare bene. A me dà questa sensazione. Il fatto è che ci sono band, difficilmente almeno da quello che ho visto io ho un'esperienza bassa, però da quello che ho visto, nel genere metal, questa cosa ha preso in pochi gruppi. Molti gruppi anche nell'underground hanno un po' insomma, un lavoro social, ma gran parte sono concerti.
il mondo però va in un'altra direzione. E, per carità, il metal è sempre stato bastian contrario, un po' ci piace anche per questo, quindi noi continuiamo con questa linea, noi ci piace suonare dal vivo e vogliamo farlo bene. Esatto. Se potesse saltare nel tempo e salire su un palco o risalire su un palco che avete fatto e suonare con una band, con quale band vi piacerebbe suonare? Exodus con Paul Bailoff, Slayer con Bostaph, Dark Angel. Oh, tre nomi O in completamente. alternativa Cristina D'Avena nell'85. Vabbè. Anche suonare nel Combat Tour dell'85, magari. Beh, Cristina dell'85 l'ho sentita suonare ultimamente e beh, si è un pochettino cambiata del tempo. Senza dubbio. Musicalmente voi siete cresciuti tanto, ma nel tempo vi siete accorti che c'è stato forse qualche artista a cui non è che vi avete rubato, ma avete fatto un po' vostro per il modo di lavorare, di studiare, di suonare, o alcune caratteristiche dei vari colleghi che poi voi vi siete portati dietro nel tempo? Sì, io personalmente, cioè, quando ho ascoltato i Dark Angel la prima volta, ho ascoltato Tanner Snotial e l'ho consumato, cioè all'inverosimile, quindi no, non funziona neanche più. E ho memorizzato praticamente tutti i riff che ci sono in quell'album e ho cercato di creare canzoni molto, molto simili, Al però limite del plagio. sì, ma no, cioè, No, è una battuta. simili, ma. Simili nel modo di suonare, nella tecnica di suonare, ovviamente con testi e sonorità completamente diverse, però diciamo che mi ha dato una crescita molto, molto, molto alta quell'album e mi ha portato a fare quello che faccio adesso. E per quanto riguarda me, all'inizio magari se proprio dovevo avvicinarmi al genere c'erano i classiconi, diciamo, i classici gruppi Metallica, Megadeth, eccetera. Però dopo, quando, ecco, io quando ho ascoltato Bound by Blood degli Exodus, diciamo che mi piaceva quello stile là, grezzo, diretto, eccetera. Anche i primi degli Slayer, perché molto cupi. Però è anche vero che guardando anche i gruppi underground della zona, tra cui anche i famosi Warmonger, che qua da noi sono, diciamo, un gruppo leggendario perché ha sempre avuto seguito, dove appunto militava Ricky che ha suonato con noi. Io guardando qualche video di live o anche di altri gruppi sempre della zona nostra, che magari avevano 10 anni più di me, una decina d'anni più di me, mi ispiravo anche a loro a ambire a dire. Piacerebbe fare i live come li fanno loro, cioè guardandomi almeno intorno a dove abito io, ecco. Poi per quanto riguarda anche i gruppi, dopo pian pianino tra amici ci si passa dischi, eccetera. Un altro gruppo che mi è piaciuto molto, che là ho ascoltato e riascoltato i dischi, sono i Nasty Savage, e a me piace molto anche quello stile là, quindi cercare di fare qualche riff. Non è difficile, però quelle scale un po' particolari che nel thrash o nel metal non sempre le trovi. Invece come ispirazione, ovviamente, ascoltavo gli Slayer, Lombardo, quello è. Poi però io ho anche un'altra deviazione, che a me piace molto il power metal, chiamato, che al tempo era speed metal, quindi anche tutto quello che è Blind Guardian, un pochino l'ho preso. Ho provato almeno minimamente a farlo mio, non mi metto a quei livelli, ci ho provato. Però quelle sono le influenze. Sostanzialmente. E a questo punto, intanto progetti futuri, oltre che andare avanti per i live, promuovere il disco, quali sono? Tanto stiamo facendo materiale nuovo, dai. Sì, Intanto, intanto. non ci si ferma mai. Pian piano, lenti ma costanti. Esatto, una gocciolina alla volta, però sempre costante. Diciamo che adesso, ovviamente, con questa formazione nuova. Abbiamo materiale accumulato anche da noi stessi, da ognuno di noi,
che si è fatto dei riff, si è tenuto riff di chitarra, e ovviamente adesso è un po' più facile proporre pezzi nuovi, perché comunque in poco tempo riusciamo a comporre e ci siamo trovati bene anche a comporre insieme, cosa non facile per una band. E vediamo che insomma il materiale esce, abbiamo già fatto quasi due pezzi, siamo già al secondo in cantiere, quindi con molta calma andiamo avanti. Mediamente, caso vostro, voi partite se nella realizzazione dei brani da riff, beat e mediamente non più difficilmente da un testo, oppure a volte nascono insieme in questo caso. Possono No, succedere. di solito, cioè almeno per adesso, nascono da riff, poi cerchiamo di adeguare il testo, magari se c'è un testo che parla di qualcosa in particolare, si cerca di fare anche una sonorità che può riprendere più il testo. Però diciamo che di base sì, ci basiamo sui riff al momento. Sì, anche perché Alessandro, che oltre a suonare il basso è anche il cantante, lui comunque ci ha sempre detto: "Guarda, facciamo prima la canzone, poi il testo per Con me viene calma. dopo." Magari può anche essere che le cose arrivano anche contemporaneamente, però la sua idea di base è quella. E siccome è lui che si scrive i testi, se preferisce aspettare la fine della ritmica, o almeno arrivare al 90% della canzone, beh, venga per lui. Poi magari il tema della canzone lo Ecco, decidiamo sì. assieme, Sì. Ecco, magari. Quello sì, ci quello può sì, stare, dai. però il testo giustamente è appannaggio suo, anche perché è un po' più estro. E poi deve riuscire anche Lo a deve anche cantarlo. cantare lui, quindi penso sia più facile anche che lui si scriva il testo e se lo studi nella ritmica piuttosto che presentarglielo. Può anche essere che succederà, però dopo sicuramente dovrà modificarselo a suo piacimento perché è lui che se lo deve cantare, quindi deve trovare la via più veloce e anche più facile anche per coordinare strumento e voce. A questo punto, intanto, noi ci diamo appuntamento per il prossimo lavoro, il prossimo Grazie. live, perché mi piacerebbe riascoltarvi, perché oggi è la prima parte, poi con la seconda parte racconteremo ancora di più il vostro mondo. A questo punto mancano due cose fondamentali: dove potervi raggiungere e ascoltare, a questo punto di social e tutti gli indirizzi. E come dice qualcuno, metto non l'indirizzo di casa, ma gli indirizzi web e i saluti finali. Allora, per ascoltarci, ormai penso che siamo su tutte le piattaforme. Comunque, Ormai siamo vabbè, virali. YouTube sicuramente, ecco, YouTube sicuramente. Poi siamo aperti un profilo Bandcamp, magari abbiamo anche comunque lì per il merchandising, però c'è anche l'ascolto e dopo, E le come facciamo? magliette sono Vabbè, belle, eh? ecco bene. E Instagram, però Instagram, vabbè, non è che si può ascoltare. Comunque Instagram e Facebook a livello social, diciamo, però a livello di ascolto appunto YouTube, Bandcamp, e mi pare appunto l'etichetta Punishment si è arrangiata per diciamo caricare i nostri pezzi su Spotify, però non li mettiamo noi personalmente, Facciamo dei saluti finali. ecco. Saluto tutti, saluto te, soprattutto Pietro, grazie per il tempo impiegato. Finissimo, grazie. Salutiamo Alessandro Che che è giustamente purtroppo è ammalato. influenzato e quindi non Esatto, poteva quindi smorciccare qui. saluto i Criptonomico anche Sì. E che abbiamo chiamati prima. allora a questo punto anche Corrado della E Punishment. Corrado, Corrado della Mario Punishment. Tio, voglio salutare anche Mario Super, Tio, il supereroe. materiale resistente e tutti quelli che ci E conoscono. possibilmente quelli a cui piacciamo. Se Sì, quelli che non gli possibile. Chi piacciamo, se ne frega. affari tuoi, Bocca. bocca lì. No, io vogliamo bene anche a voi, che non siete persone sagge. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.